Benvenuti amici di Team Music Live Talk. Siamo pronti per un nuovo appuntamento pomeridiano, l'ultimo di questa settimana, che avverrà con una ragazza molto giovane, classe 1999, che ha partecipato ad Area Sanremo con il brano Terra, ha partecipato anche al Talent Amici, da cui è uscita con un grande apprezzamento da parte del pubblico e dei professori con Complicità. Adesso il suo ultimo album, scusate, il suo ultimo singolo si chiama Lacrime di Capri. Già pronta e connessa con noi, Carmen, a Team Music Live Talk. Ovviamente tutte le domande e la sua playlist saranno il tema. Ciao! Ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, molto bene. Bene, grazie. Oh, Tu? io bene, grazie, tutto bene. Allora, raccontami un po', innanzitutto come siamo ormai da una settimana neanche in questa fase 3, però facciamo un passo indietro. Fase 1, partiamo dalla 1, diciamo quella che forse è stata un po' più traumatica. Dove l'hai trascorsa? Allora, io l'ho trascorsa a Milano perché ero lì per lavoro prima. E sono rimasta bloccatissima a Milano e quindi anche per la mia famiglia, per tutelare insomma, i miei familiari e tutto, visto che mi trovavo lì, sono rimasta a casa dei miei zii che abitano a Milano e quindi ho Ok. passato questa quarantena lì. Ma tu vivi a Milano comunque adesso, ormai da un No, po'. io ancora vivo giù in Sicilia, Ah, però ok. comunque faccio sali e scendi per lavoro e mi sono trovata in quel periodo ad essere lì Certo. E e sei rimasta su. Certo, ho preferito per fermarmi su, anche per lavoro, ovviamente, per tutto. certo. E quindi ti sei fatta questo lockdown con gli zii, com'è andata? Esatto, bene, molto bene. Anche perché non ci vediamo spesso, quindi ne abbiamo approfittato per stare insieme, anche con le mie cugine, che sono più piccoline. Diciamo, ho fatto la sorella più grande, se così si può dire. Eh certo, immagino. Come trascorrevi le tue giornate in casa? Ma le mie giornate erano diventate un po' molto monotone, ovviamente. Sappiamo bene che la vita in casa diventa molto monotona. Però tanta musica, scrittura, tante serie TV, molte serie, molti film. Ho cucinato. Ho Cucinavi già cucinato. prima o solo in questa occasione? No, cucinavo anche prima a casa. Perché io sono la prima di quattro figli, quindi mia mamma mi è sempre abituato a fare tutto sin da piccola. E quindi ho iniziato a cucinare anche quando ero bambina. Però in questa quarantena ovviamente mi sono trovata a farlo ancora di più e facevamo tanti dolci, tante cose, insomma. C'è qualche piatto in particolare che ti è riuscito particolarmente bene? Abbiamo fatto delle crostate, abbiamo fatto anche i cannoli a Milano e non è stato semplice, devo Com'hai dire. fatto? Anche per recuperare le materie prime, che non sono un po' diverse da quelle di Esatto, giù, no? no, non sono uguali a quelle di giù, però siamo riusciti a trovare delle cose molto buone e sono venute abbastanza bene, devo dire la verità. Esatto, Beh, anche perché diciamo che Milano poi è anche patria di tanti siciliani che ci si sono trasferiti lì, no? quindi è stato Bene. tra virgolette facile trovare tutto, però ci siamo Bene. riusciti. Quindi se dovessimo fare una top 5 delle cose che hai fatto in rete in questo periodo, possiamo mettere Cucina, cucina. Ok. musica, allenamento, tanto allenamento. Non so perché in Sì. questa quarantena io non sono un tipo che si allena tanto e costantemente, però questa quarantena mi ha fatto proprio bene sotto questo punto di vista. Mi sono allenata sempre, tre Che volte a cosa, settimana che tipo di sicuramente. allenamento facevi? Ma facevo un total body Ok. e seguivo delle app specifiche Sì. oppure anche dei video online di alcuni americani che si allenavano a corpo libero o con la Fitball Sì. Sì. e quindi mi allenavo così, ma mi sono trovata veramente bene. Con le cugine o da sola? Ah, ok. Sia con le cugine che da sola. A volte mi abbandonavano, dicevano no, tu sei pazza che ti alleni troppo, però altre volte mi seguivano, me le portavo. Bene, bene. Ok, quindi allenamento 3, poi? Allenamento 3, poi qualche spettacolo live l'ho visto in Ah. diretta fino a ieri sera, devo dire la verità. Ah, sì? Eh sì, e poi ne manca una. Cosa hai visto ieri sera? Abbiamo visto uno spettacolo di danza Ah, bello. live.
Perché tu, tra l'altro, danza l'hai fatta sin da bambina, È no? quando ero piccolina, sì, mi piace vederla, mi piace molto. Ok. E poi, quinta cosa che abbiamo fatto, che ho fatto in questa quarantena, acquisti online. Ah, bene, bene. Allora, adesso, visto che questa cosa è uscita fuori un po' con tutte le, diciamo, le artiste donne con cui ci siamo collegati, Tanti ti faccio la accessori, fatidica domanda. orecchini, collane, Ma rossetti. tu Io. sei, perché ci sono due fazioni molto molto ben definite, e cioè la prima è butti tutto dentro al carrello e poi fai la selezione, oppure sei oculata sin dal carrello? Allora, io di mio sono molto disordinata e vabbè, hai capito, no? Quindi cosa faccio? Appena apro le pagine, metto tutto dentro il carrello e poi alla fine, e magari compro anche cose che obiettivamente non mi servono, o Quindi la cose che selezione non la fai alla fine, la Carla. faccio e non la faccio. Oppure magari mi piace qualcosa tantissimo online, poi mi Sì? arriva e magari non mi sta bene. Vabbè, quello Quindi purtroppo è così, in effetti. sì. C'è una cosa di cui proprio non ti sei pentita che hai acquistato in questo shopping? No, 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 cioè, no, tutto mi è piaciuto, devo dire la verità. Ok. Tutto mi è E quello piaciuto, che ti è tranne piaciuto di più? Ah. un vestito che ho comprato, pensavo mi andasse benissimo, e invece è largo, devo farlo stringere e accorciare. Quindi Niente, una diciamo che sola quella fotografia, come si dice dalle mie parti. sì, Vabbè. esatto. Ci Però sta. vabbè, per il resto mi è piaciuto tutto. Bene, bene. Senti, adesso invece, quindi questa era la fase 1, poi c'è stata quella fase 2 di mezzo, insomma, che potevamo e non potevamo fare, non potevamo fare certe cose. Adesso siamo alla fase 3 e in realtà tu potresti tornare giù. Ah, Io sono tornata giù, io sono di sei già giù. Campania, sono a Ah, Napoli. ok. Sono a Napoli, rimarrò per penso 15 giorni, 10 giorni e poi vado in Sicilia dalla mia famiglia. Questo Ok, questo pit stop a Napoli è dovuto a... è dovuto al mio ragazzo che resta Ok, qua giusto. e quindi sono venuta a trovarla perché, a trovarlo perché non ci vedevamo da 4 mesi. Mamma mia. Quindi diciamo questa quarantena non ci voleva. Avete fatto 4 mesi di conversazioni telefoniche, Esatto. videochiamate. Videochiamate, odiavo il telefono, odiavo Sì? il telefono, ho detto basta, non ne posso più perché le videochiamate dopo un po' ti fanno andare fuori di testa. E Certo. quindi non vedevo l'ora di scendere, non vedevo l'ora che finisse tutta questa pandemia Beh, per sì, recuperare tutto, insomma. certo. Immagino com'è stato il momento emozionante del... Non sembrava vero? neanche vero, guarda, sono uscita Sì? dal treno, mi sembrava troppo strano, stranissimo, però Ovviamente immagino sia venuto sotto al vagone ad aspettarti, o no? sì, Almeno con un mazzo assolutamente di rose così. sì. No, quello non c'era, però c'era un abbraccio molto grande, C'era un abbraccio? un abbraccio molto E che grande. ci famo con gli abbracci, Carmen? Qua ci voleva un regalo, qualcosa. Come si chiama questo ragazzo? Facciamo un appello. Si chiama Filippo. Filippo caro, dopo 4 mesi, cioè ci voleva o un brillocco così, seguiva una proposta, oppure così, cioè l'abbraccio va bene, però dai, Vabbè. puoi rimediare in questi giorni, Filippo, Esatto, adesso che è lì brava. tu puoi rimediare, Filippo, Brava, dai. benissimo. Tanto sto qui 15 giorni. C'è Beh, tempo. guarda, hanno C'è riaperto anche le tempo. gioiellerie, Filippo, pensa un po', eh? Che dici? Grande. Senti Carmen, allora Lacrime di Carbone, questo è il tuo ultimo singolo. Esatto. E raccontami un po' come, quando e come l'hai composto, realizzato. Come dicevo, questo periodo di quarantena mi ha fatto ascoltare tanta musica, mi ha fatto anche meditare tanto su me stessa ed è nata Lacrime di Carbone così, nella maniera più spontanea e più bella possibile, anche perché è una canzone che parla tanto della distanza, parla di amore. Ed è una canzone che mi ha rappresentato tantissimo, e soprattutto negli ultimi mesi di quarantena in cui veramente, guarda, è stato molto difficile, molto molto, perché io ero distante da tutti e quindi siamo riusciti a scrivere questa canzone
che proprio guarda, parla veramente della distanza, della mancanza, degli affetti, delle cose proprio che in quarantena mi sono proprio mancate, ma anche le piccolezze, le cose più piccole. E magari tutti i giorni non ci fai proprio caso. Certo. Però in questo periodo in cui ero veramente distante da tutti e parlavo tanto con me stessa, è uscita fuori questa canzone e ne vado molto, molto fiera e molto orgogliosa. Senti, accogliamo la richiesta di Gabriele che ci ha scritto: Cantaci un pezzettino! Vado, certo. Soffio le lacrime di carbone, tremano come fai tu. Sento che sali come il sole per poi riscendere giù. Perché mi mancano i battiti che hai quando non sono con te. E che mi piacciono le cose che mi fai e che fai solo con me. Tu, bello come sei, stronzo quando vuoi. Non mi basti mai, no. Dolce come il sale, nudo come il mare. Non mi basti mai, ora che sei qui. Ti faccio io Grazie. l'applauso in nome di tutti quelli che sono qui in questa diretta. Ora non Grazie. so se questa cosa sia dedicata a Filippo, però a maggior ragione Filippo, se mai dovesse essere, insomma, no? A questo punto farei proprio una parure, così, orecchini, collana Perché non e è speciale. bracciali, e anello. Beh, che fai, se no, no? Giusto? Bene. Senti, ti faccio un po' di domande e poi parliamo anche della playlist che hanno trovato su Team Music scelti da te. Vabbè, allora, come è nata Lacrime di Carbone abbiamo già risposto. Carmelippo ti chiede, ti piacerebbe collaborare con un trapper? Assolutamente sì. Assolutamente Ok. sì. Sì, è un genere che ascolto molto e io ascolto tanta musica. Sì, certo. Sì, Ok, hai mi già qualcuno in piacerebbe mente? Così, qualcuno che apprezzi particolarmente? molto. Ma non mi viene nessuno in mente in questo momento, Ok. però sì, mi piacerebbe molto, cioè in generale proprio. Allora, Sofia ti chiede come descriveresti la tua musica con tre aggettivi? La mia musica con tre aggettivi. Per le ultime due canzoni direi tanta energia, quindi c'è tanta energia nelle mie canzoni, ma perché ne ho tanta io dentro e grazie alle canzoni spero che possano arrivare anche agli altri. E, poi anche l'ultima canzone è molto intensa, quindi. Questa profondità, no? Che mi piace anche che arrivi e tanto cuore, quindi tanto amore, tanto, tanto di quello che sono io, no? Tanta forza, Ok, determinazione, sono tanti gli aggettivi, insomma, che voglio che passino grazie a un mio brano, ok. soprattutto Certo. tanta forza, tanta determinazione, che è quella ne ho veramente da vendere, ne ho tantissima. Allora, Marianto 97, da cosa prendi l'ispirazione per scrivere? Da cose o persone? Da cose o persone. In realtà cerco sempre di scrivere qualcosa che mi appartenga al 100%, quindi anche grazie alla mia storia, no? A quello che provo io, a quello che sento, per esempio anche in Lacrime di Carbone, no? Alla fine si capisce che è dedicata a qualcuno e c'è una storia dietro, no? Non avrei mai scritto qualcosa che non mi appartenesse e per questo ringrazio veramente le persone del mio team che mi stanno a fianco e mi aiutano perché io non scrivevo fino a un po' di tempo fa, o meglio, non avevo mai provato a scrivere e grazie a loro ho scoperto questa cosa di me che fa uscire proprio la mia verità e non li ringrazierò mai abbastanza. Bene. Peppe Vic, a che età hai iniziato a cantare? Ho iniziato a cantare quando avevo 2 anni,
Pensa, io non parlavo ancora, mi ha detto tu non parlavi, però canticchiavi parole, parole di Mina. È una cosa assurda, perché io la sentivo solo in macchina con mio nonno. E quindi da lì ho capito che c'era qualcosa. Poi da un'esperienza estiva ho cantato una canzone di Michael Jackson, che era You Are Not Alone, e da lì abbiamo saputo tutti che qualcosa dovevo fare con la musica. E ho iniziato col musical e poi ho preso lezioni private. Quindi sin da piccolissima. La tua più grande soddisfazione, ti chiede Ilaria Vino, e la tua più grande paura? Soddisfazione e paura. Allora, la mia più grande soddisfazione... Io paura ne ho tantissime. Quindi non ti saprei dire qual è la mia più grande paura. Forse la più grande... è che le mie canzoni, le mie emozioni non arrivassero alle persone, no? Quindi penso sia questa la mia paura più grande, perché tendo sempre a far sì che tutto quello che provo passi tramite una canzone. Quindi se questo non accadesse, veramente ci rimarrei tanto male. Sarebbe una cosa veramente brutta per me. E la mia più grande soddisfazione ultimamente sono questi due brani che ho fatto uscire. Sono veramente dei figli per me, e quindi è veramente una grande soddisfazione essere ritornata dopo un anno, perché io per un anno mi sono fermata, ho preso del tempo per me, volevo capire realmente chi fossi, e quindi ora come ora devo dirti per forza questo, sono loro le mie più grandi soddisfazioni, e questo quello che amo fare, e finalmente ci sto riuscendo e sono molto contenta. Senti, Cefalù è l'altro brano, ovviamente. Sì. L'altro brano è Cefalù. Lo vuoi sentire un po'? Beh, sì, dai. Vado. Come il corallo, il sangue rosso e blu brucia nell'amaranto Cefalù. Ho perso tutto, ma ora perdi tu. Non ti basterà più andare via per salvarti da me. Dolce luna nera, scalda questa nena. Ho più fame che fama di te, prendo pugni come a karate, ora ti lascio fare ma non lo sai fare come io lo faccio con te, ho più fame che fama di te, non mi fotte più niente perché sei più bravo a parlare ma non lo sai fare come io lo faccio con te. Evviva, evviva! Certo, senza base non è la stessa cosa, però... Beh, però insomma, se già così senza base viene bene, insomma, direi che grazie, è già grazie. Vincente, è già vincente. Allora, ti faccio un po' di altre domande che stanno vai. Arrivando. Vai. Questa è interessante. Pensi che il tuo, perché è interessante se la prendiamo dal verso giusto, pensi che il tuo successo sia meritato? Oddio, che domanda strana. Esatto, infatti. Pensi che il tuo successo sia meritato? Io credo che quello che ho fatto fino ad adesso sia stato merito di tutti i sacrifici che ci sono dietro, no? E dietro a tutto il lavoro che vedete, tutta l'apparenza, no? Dietro c'è veramente un lavoro immenso, dietro a queste due canzoni c'è veramente un lavoro grandissimo, e se questo viene apprezzato, allora vuol dire che è meritato. Non saprei rispondere in un altro modo se non dicendoti che tutto quello che ho fatto è stato tutto frutto di tanti sacrifici sin da quando ero piccola. Quindi sono grandi soddisfazioni, quello sicuramente. Senti, c'è chi chiede se ci sarà il video di Cefalù. Il video di Cefalù non ci sarà, perché purtroppo è uscita in un periodo in cui non si poteva girare un videoclip, era molto difficile, quindi abbiamo deciso di non farlo, però ci saranno tante sorprese andando avanti, ci saranno molte, molte cose molto belle, e sicuramente ci sarà anche un videoclip per qualcos'altro, quindi dicevo non ci sarà, però siamo in work in progress continuamente, quindi Ok, andiamo bene così.
Poi c'è Carmen Is My Drug che dice: il momento più bello ed emozionante mentre lavoravi a questo progetto, questo nuovo progetto. Sicuramente quando l'abbiamo finito, quando quella sera stessa che l'abbiamo finito e abbiamo ascoltato quello che avevamo fatto, era talmente emozionante che avevo le lacrime agli occhi. È molto bello riuscire a chiudere un pezzo e dire mi emoziona. E, quindi sì, sicuramente è stato quel momento lì, indimenticabile. Allora, Rosanna Chiarappa ti chiede quali emozioni ti lasciano i live. E i live mi mancano da morire, ma perché c'è uno scambio di energia pazzesco. Vedere tutti quei ragazzi che cantano le tue canzoni, che gridano il tuo nome, penso sia una delle vittorie più grandi, penso sia veramente una delle vittorie più grandi perché non ha prezzo, tutto quello non ha veramente prezzo, quindi mi mancano talmente tanto e la cosa che mi manca di più è proprio cantare le mie canzoni con loro. Ed esprimere tutto quello che ho dentro con loro. Quindi sicuramente questo. Ti salutano tutti sotto e confermano che manchi anche tu a loro, tanto per... Saluto anche io a loro, a tutti. Che esercizi fai per riscaldare la voce? Faccio dei vocalizzi, dei muti, e poi che faccio? Aspetta, spieghiamo cosa sono per esempio i muti, magari sui Allora, vocalizzi sono più ferrati. Ok, i muti sono. Lezioni con Faccio. Carmen. Vai. Allora, i muti sono ad esempio questi, no? E ci sono due modi per fare i muti. In base alla posizione della lingua cambia il suono e cambia anche l'emissione che devi dare. Quindi si fa sia con la lingua sopra il palato che con la lingua giù. Ok, E fammi la questo. differenza. Allora, ti faccio quello con la lingua su. Ok. Lingua giù. E il suono è più aperto. Eh sì, certo, si sente, infatti. Ok. Poi faccio Poi? dei vocalizzi con delle vocali, tipo ma, tipo così. Poi faccio anche dei movimenti con il fisico. Per esempio, giro la testa, oppure mi stiracchio un po' per rilassare tutti i muscoli, o faccio dei piccoli massaggi qui, proprio qua, per riscaldare ancora di più. E poi cosa faccio? Non lo so, oppure canto qualche canzone. Quello sì, è più veloce, però riscalda Qualcosa di prima. tuo o anche di altri? No, qualcosa di altri. Vado subito. Vado sulle canzoni americane, metto Beyoncé a palla e incomincio a cantare. Beyoncé ci aiuta sempre in Sempre. qualsiasi cosa che Davanti noi allo facciamo. specchio, faccio il mio concerto davanti allo specchio, penso sia la cosa più bella del mondo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ci dà quella Carica. giusta carica, sì. Il tuo passatempo preferito, ti chiede Carmen Ferreri Life. Il mio passatempo preferito, a parte mangiare. Vabbè, ma quello è necessità, Scherzo, non è un passatempo. esatto. Il mio passatempo sicuramente ascoltare musica. Stiamo sempre lì, gira sempre tutto lì. Ascoltare musica e in quest'ultimo periodo l'allenamento, mi alleno, quindi è quello, per ora è quello. E, Lucrezia Falgo ti chiede com'è il tuo approccio con la scrittura. E non è stato facile, come ti dicevo poco fa, non è stato semplice, perché prima pensavo di non essere in grado, quindi mi buttavo giù e provavo, però non mi piaceva nulla, quindi, sai, prendevo tutto quello che avevo e lo buttavo nel cassetto e chiudevo. E non dovevo ascoltare niente a nessuno, era tutto per me, o strappavo i fogli e li buttavo. Poi, come ti dicevo, grazie al mio team, grazie alle persone che mi seguono, mi hanno preso proprio per mano. E abbiamo iniziato questo cammino insieme e veramente sono stati fantastici perché grazie a questo sono riuscita a scrivere queste due canzoni e anche altre che abbiamo conservato e ne sono veramente, veramente fiera, orgogliosa e contenta.
Ma mentre facevi, ovviamente ti approcciavi alla scrittura, quindi in maniera così anche non contro la tua voglia, però comunque no, è un po' spinta giustamente all'inizio, no? C'è stato un momento in cui ti sei resa conto che stava funzionando questa cosa qui, che potevi avere anche questa direzione. Ma guarda, la cosa strana è stata proprio questa, che io non riuscivo a capacitarmi del fatto che ero lì e stavo contribuendo a questa cosa, capito? Perché fino a quel punto avevo ricevuto tanti brani, sempre scritti da altre persone. Certo. Quindi io arrivavo, studiavo la canzone, perché a me piace molto interpretare i brani, quindi mi mettevo lì, facevo la mia analisi del testo, ascoltavo la musica, le note. Imparavo la metrica e tutto e la cantavo. Adesso invece ero lì che costruivo la metrica, costruivo un testo, scrivevo delle parole. È stato veramente strano, mi sono sentita tanto strana io ed è per questo che non finirò mai di ringraziare le persone che mi hanno permesso questo, perché mi hanno fatto scoprire cose che non pensavo avessi e quindi è Certo. stato veramente tanto bello, troppo bello. Beh, ti cambia proprio tutto il Mi percorso, ha no? cambiato proprio la vita, mi ha proprio cambiato la vita. Adesso ho quella stima in più anche sotto quel punto di vista Certo. ed è fondamentale. Assolutamente, assolutamente. Senti, allora, parliamo di questa playlist che hanno trovato su Team Music nella sezione Scelti da Carmen, in questo Esatto. caso. Come l'hai messa su? Allora, io ho voluto inserire qualcosa che mi rappresentasse e qualcosa che ascoltavo anche prima, qualcosa che ho sempre ascoltato, infatti, come hai letto, troviamo Aretha Franklin, troviamo Beyoncé, Christina Aguilera, Lizzo, Dua Lipa, ad esempio, e poi anche della musica italiana. Io ascolto tanta musica straniera, parto da questo presupposto. Però negli ultimi anni ho imparato anche ad ascoltare la musica italiana e ho messo su infatti delle Sì, hai canzoni. messo Levante insieme a Carmen Consoli, quello Esatto, stretto necessario, due siciliane esatto, che come parlano in un modo meraviglioso di questa terra alla fine, no? Proprio davvero le due colonne portanti, ovviamente, della parte moderna, perché poi, insomma, come tu sai, e so che appunto ti ispiri anche a tante cantanti siciliane, non attuali, però comunque che sono state importanti. Sì, tipo Rosa Balestrieri, io adoro Rosa Balestrieri e negli ultimi lavori che abbiamo fatto abbiamo preso tanta, tanta ispirazione da lei, perché il suo modo di scrivere era veramente unico, unico proprio. È stata una delle prime cantautrici donne siciliane che è riuscita veramente a fare la rivoluzione e l'ho ammirata tantissimo, per questo appunto abbiamo preso tanto spunto da lei. Beh, si sente perché comunque, nonostante insomma tu sia giovanissima, però hai un portamento nella voce che ti fa pensare poi a queste artiste del passato, no? Davvero si nota la differenza di quando ti ci avvicini a queste storie qui, a queste donne Sì, qui. è vero, è vero, è vero. Poi chi c'è? C'è Bruno Risas, c'è Fra Esatto. Quintale, c'è Mahmood, insomma, gli Mahmood. altri contemporanei che immagino facciano parte anche un po' dei tuoi ascolti. Sì, con Mahmood abbiamo fatto Aria Sanremo insieme la prima volta, perché io ho fatto Aria Sanremo due volte. Sì. E la prima volta c'era pure Mahmood Alessandro, Ma io ero era proprio. che anno era? Io ero piccolina, io avevo 16 anni, mi pare, ero proprio piccola. Non mi ricordo che anno era. Era l'anno in cui c'erano Ermal Meta, Francesco Gabbani, Rama. Ok, Era quell'anno, era c'ero quell'anno lì. anch'io, Ok, esatto. c'ero anch'io. E Alessandro l'ho conosciuto in quella circostanza, è veramente un ragazzo d'oro. Eh sì, è vero, è vero. E poi Fra Quintale, che insomma, insieme a Brunori, sono due Mentale. altri autori moderni, Che stimo insomma, di tantissimo, grande. Sì. ascolto tantissimo, esatto. Immagino siano anche di ispirazione poi, no? Appunto per chi vuole Certo, scrivere i propri brani. poi mi piace tanto la musica cantautorale, quindi anche per prendere anche ispirazione, ma anche per ascoltarla, e quindi ascolto veramente di tutto. Infatti, se vedi la mia playlist è proprio molto molto vasta, perché
ascolto tanto e tante cose diverse, non solo un genere. Certo, beh, che mi sembra la soluzione. Mi piace studiare, mi piace capire perché hanno scritto in un determinato modo, perché hanno scelto determinate note, capito? Certo. Mi piace proprio studiare come hanno fatto per imparare. Bene. Eh beh, ovviamente. Carmen, grazie mille per essere stata con noi. Grazie a te di cuore, a voi, di tutto. Ricordiamo ovviamente che Lacrime di Carbone insieme alla tua playlist lo possono trovare su Team Music. Esattamente. E a presto, spero a prestissimo. Presto. Buon grazie tutto. Mille. Mi raccomando Filippo, fai quello che devi fare. Assolutamente sì, assolutamente okay. Sì. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie ciao. Mille. A te. Ringraziamo ancora Carmen Ferreri per essere stata con noi. Io vi do appuntamento con Team Music Live Talk a lunedì, sempre 18:30, sempre qui sul profilo Instagram di Team Music. Sarà con noi Chiara Rodriguez. Ciao!